E ciao a tutti ragazzi, allora, eravamo arrivati qua nello scorso video e mi sa che questa maschera. Ragazzi, calmatevi, togliti prima di tutto, togliti. Allora, abbiamo spiegato che cos'è una filiazione a Buzz My Videos. Ragazzi, oggi tranquilli, non parlerò di Buzz My Videos, ma oggi cazzo gire. Ma perché cazzo? Stai fermo, calmati, fermo, fermo. Bravo. Allora, prima di tutto dormiamo. Ok, dando. Mi sento un po' fissato, mi sento un po' osservato. Allora, ho bisogno di cibo. Vi dovete togliere, avete rotto il cazzo. Ho bisogno di cibo. Mi servirebbe una. Che cosa sei? Dio quando sei brutto. Già gli elfi mi fanno cacare, poi figuriamoci voi proprio. Mi servirebbe una fornace. Che sto singhiozzando. Una fornace. Dov'è una fornace? È possibile che non trovo una fornace? Cioè, stavo a casa di Lod. Perché parlo sempre di Lod? Non è Lod. Allora, dov'è la fornace? Quindi, questa puntata si chiamerà Alla ricerca di una fornace. Per forza, devo scriverlo per forza. Mi serve cibo e acqua. E acqua, sapete che è un senso figurato. Che cos'è? Che guardi? Non lo so, cioè, prendi una PlayStation, gioca. Cioè, vi stanno attaccando i draghi. Non c'è manco uno. No, ha finito l'asciugatrice. Allora. Non c'è la fornace. È possibile, ragazzi, non trovo una fornace. Non c'è la fornace, io devo mettere a cuocere il ferro. Ecco qua, dove sta pietra sta fornace. Non lo sta la fornace, porca miseria. E allora ragazzi, mi dispiace, ma devo. Che cos'è, che cos'è? Dimmi che. Mattoni, vaffanculo. Lana bianca, cactus. Che cazzo ci faccio con questo? Mattoni. Ecco, ti rimetto al tuo posto. Mi servirebbe la pietra, il pietrisco, e devo vedere se è questo, vediamo, questo, mattoni di pietra, ne manco. Quale sarà il pietrisco? Perché mo mi scoccia ad andare lì a prendere di nuovo la cosa, la è scocciando ragazzi, è troppo scocciante. Probabilmente è questo, vediamo se è questo, ma mi sa che ne manco. Mattone del sottomondo, addirittura hanno usato questo come mattone sottomondo. Ok, ho trovato la pietra. Dimmi che è questo. Pietra del limite, ma che cazzo, dai! E non sta un po' di pietrisco. Allora, ieri siamo entrati anche nella casa di compagni, se non me ne siete accorti. Questo dovrebbe essere. Lana verde, sta cosa qua, ma vaffanculo. Questo che ho detto che è un mattone del sottomondo, giusto? In pietra del limite, cioè, non lo so cos'è, l'assurdo. Cioè io, ecco, questa qua dovrebbe starci una fornace, no, cioè per forza. Sì, il cazzo. Allora, dimmi che tu sei un pezzo di. Ciottolo, bene ragazzi, bene, abbiamo trovato il ciottolo, eccolo qua. Grandissimo. Grande, 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 grande. Grandissimo, grande, 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 grandissimo. Oh, big money, ok. Mi sa che poi stiamo uscendo dal villaggio. No. Allora, facciamoci prima di tutto. Manco dal lavoro, io non ci capisco niente con questo texture pack. Banco da lavoro, tavolo da lavoro, bambù. Fornace. Ci metto un po' di legno e metto. Che devo mettere? Ah, il minerale di ferro. Con questo ci crafteremo una spada e andremo a bastonare gli animali che
Sinceramente non ho visto manco uno. Quindi ho paura. Paura che non troviamo animali. Vabbè, ci dovevo avventurare così alla cazzo di cane. Ma vedi come... Aia! Ah no, ok, è la fame. Tranquilli ragazzi, è la fame. Sì, buona. Aia, basta! Tranquilli, non morirò ragazzi, non morirò. Se morirò, ciao e finisce l'episodio. Ma che cazzo, fai subito! Possibile che non ho cibo? Cioè la pietra rossa si può mangiare? Non lo so, no. Quindi dovrei stare attento, mo, perché sto perdendo cuori, sto perdendo... No, che cazzo faccio? Ok, vedo che non c'è tempo assolutamente per fare queste belle cose, quindi dobbiamo andarcene. Ora proprio, senza perdere manco un cuore. Io sinceramente non mi fido manco delle scale, quindi. Allora, vediamo di uscire subito da qui. Questo è Jorvarrask. Dove devo andare? Questo è il grande albero che sta morendo. Morirà tranquilli. Mi ha detto la grande la sacerdotessa di Whiter. Dove dobbiamo andare? C'è un po' di... Ah no, aspetta, il cibo si sta qua, sta qua. È vero, me ne sono completamente scordato. Ecco qua, questo mi serve il grano, questo è un po' di mira. Buona. Oh, no! Dammi la mira, fottuto bastardo. Ecco, non do un cazzo. Cos'è questo? Fetta di anguria. Sì, è vero, l'ho mangiato, sono stato un coglione. Non dovevo mangiarlo. Che cos'è questo? Sushi? Pesce crudo. Sushi, esatto. Questa è carne. Ok, questa carne ci ha dato un po' di extra, di corsa extra, quindi corriamo subito da qualche parte, intanto prendiamo appunto anche i villici, perché ragazzi non si smette mai di imparare. Non ci sono animali, cioè, amici, come fai a giocare a Minecraft e non stanno gli animali? Allora, per chi ha giocato a Minecraft, a Skyrim, sapete che là ci fu il primo attacco, il secondo attacco del drago a Skyrim, quindi dove il nostro protagonista ha ucciso, che poi, vabbè, dipende se l'avete ucciso voi o l'avete fatto fare tutto ai soldati dello Jarl. Qui dovrebbe starci il... Ah no, no, qua non sta. Vabbè, questo comunque è la casa, la torre dell'osservatorio. Abbiamo trovato la cassa! Arco e freccia, buona! Oh! Benissimo. Allora, abbiamo trovato un altro disco. 4, abbiamo 5 dischi, ragazzi, su 12. Sono tutti da trovare. Lì sbaglio va a fuoco e là deve andare a vedere. Quindi corriamo subito a vedere. Accertiamoci che non abbiamo lasciato niente. Perché ragazzi, perché se lasciamo qualcosa sono cacchi. Già ci servono minerali a catena. Quindi questo potrebbe essere un hardcore versione Skyrim. Vediamo, vediamo, vediamo troviamo, se troviamo qualcosa. Ah, là sta il fuoco. Cioè, ragazzi, non c'è un animale. È triste così. Cioè, già la qualità fa schifo. Non perché è la texture, ma perché sto registrando. Cos'è? Ok, su Skyrim non ho mai visto una cosa del genere. Così, fuoco, ok. Fuoco. Vabbè. Allora, un'altra possibilità di trovare del cibo è quella di distruggere gli alberi, in modo da ottenere qualche mela. Aia. Ok.
il pozzo. Sicuramente qua troveremo qualcosa di inutile. Assi di quercia, lana bianca. La lana bianca non ci serve un cazzo. E qui non è lava bianca. Dimmi che sta qualcosa. No, sta un cazzo, ho a posto. Speravo di trovare qualcosa di interessante, ma manco l'anima del purgatorio. Ok. Non abbiamo trovato niente, ok, quindi dovremo, come ho detto, sfasciare alberi, detto proprio nella maniera più insensata possibile, e sperare che ci cade non arbusti di quercia, ma mele. Quindi aspettiamo ancora. Proprio è brutto non trovare niente così. Dai, troppo qualcosa. No, vabbè, è lento fare così, no, è meglio di no. Il sole intanto sta già tramontando. Dobbiamo trovare subito del cibo, perché se veniamo attaccati stanotte abbiamo perso. È perso proprio nella maniera più stupida, proprio. Cioè, Anthony Locke non trovava il cibo. Era una cosa stupida proprio. Non ho mai sentito una cosa più brutta di così. Bene, allora, quando state senza cibo, vi consiglio di fare questo fatto. Prendete il tavolo da lavoro. Prima di tutti, co. Sorcia non ce l'abbiamo, ok, ci arrangiamo. Fatevi una zappa. Poi togliete qua, facciamo spazio e cominciamo a distruggere le erbacce. Quindi sicuramente avete già capito che cosa devo fare. Eh già, è l'unica alternativa perché sì. Non possiamo continuare avanti così. Per fortuna abbiamo anche la farina d'ossa, quindi velocizzeremo il processo di agricoltura. Benissimo, abbiamo 9, quindi potremmo farci 3, 6, 9, 3 panini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì, va bene, non sto manco contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene, sta crescendo, cioè crescendo, li ha appena messi. Dov'è la farina d'ossa? Dove è la farina d'ossa? Eccola qua. Facciamo fare subito i tre panini. Eik. Cioè non ci sta droppando i semi. Strano. Non ci sta droppando i semi, ragazzi. Ci ha droppato un seme. Ma nemmeno. Solo due. Ah, eccoli, sì, semi di grano, sì. Semi di grano, sì. Semi di grano, sì. Sì, però non mi ha droppato gli altri pezzi. Oh, vabbè, che tristezza. Cioè, non possiamo farci. Mi ha dato solo due cosi di grano. Ma che schifo. Cos'è quello? Ecco. Secondo mob che abbiamo visto in questa serie, uno slime. Seria. Già è brutto, no, normale così, senza texture pack, si mette pure la texture che li fa ancora più schifosi, che non hanno senso. Cioè certo che per me non ha senso lo slime. Ha senso solo quando devi fare un pistone con il coso appiccicoso. Cioè non trovi il grano, ragazzi, non mi ha droppato il grano. Cioè cose proprio stupide, brutte. Ci rimani male, stiamo senza cibo. Quindi no, non possiamo passare una nottata così, senza cibo. E ho perso pure il grano. Ah, ecco. No, è brutto. Spicciamoci. Bene ragazzi, allora, il tempo è passato e niente. Ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e quindi alla prossima. Ciao ragazzi.